Buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. In apertura alla politica, questa mattina è stato presentato presso la sede della Fondazione Europa Prossima il terzo evento dell'iniziativa denominata Quale città? Infrastrutture intelligenti, che si svolgerà lunedì 29 novembre a Pescara. Paolo Renzetti. Si parla di infrastrutture intelligenti nell'ambito di questo progetto Quale città? Presutti, le infrastrutture sono fondamentali per il nostro territorio. Ma le infrastrutture lo sono sempre state. Diciamo che ragionando delle città e del futuro delle città, le infrastrutture servono anche a una nuova riflessione su questo tema dello spazio, che è un tema che è posto in discussione dalla contemporaneità, perché da un lato la tecnologia ha quasi eliminato la categoria spaziale proprio per la possibilità che si ha di collegare tutto, d'altra parte la pandemia ci ha dimostrato che dobbiamo tornare a riconsiderare lo spazio e i tempi di vita e molti aspetti che proprio chiamano in causa questa categoria che sembrava sparita. Allora, questo è un momento davvero prezioso, sia dal punto di vista di ciò che ci insegna questo momento, sia dal punto di vista delle risorse, ad esempio quelle del PNRR che ci sono, per interrogarci su come utilizzare l'innovazione tecnologica per creare infrastrutture che ci riconcilino con questa dimensione e rendano migliore la vita per i cittadini. Avremo a disposizione, abbiamo a disposizione una somma, una quantità ingente di risorse, bisogna assolutamente investire nel migliore dei modi possibili, investirle in una prospettiva di sviluppo, uno sviluppo che sia economico, che sia basato sull'inclusione sociale, che sia rispettoso dell'ambiente. Da qui l'idea di dibattere, e lo faremo lunedì con ospiti estremamente autorevoli e di grande esperienza, per verificare quali siano le migliori scelte possibili di applicazione delle tecnologie alle infrastrutture della città. La città è motore di sviluppo. Per esercitare bene questo ruolo è necessario che sia competitiva e per essere competitiva deve essere intelligente. L'intelligenza di una città si misura non solo dal grado delle tecnologie utilizzate, ma dalla condivisione con i cittadini del progetto di sviluppo, dalla capacità di utilizzare le nuove tecnologie e di orientarle verso quelle che saranno le leve strategiche della competizione che ci aspetta già domani. Sono 297 nuovi casi di positività al Covid quest'oggi in Abruzzo. Sono persone d'età compresa tra i 2 e gli 89 anni d'età. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi. Si tratta di 3 uomini d'età compresa tra 72 e 85 anni, uno residente in provincia di Teramo, uno in provincia dell'Aquila e uno in provincia di Chieti. Il bilancio dei deceduti in Abruzzo dall'inizio della pandemia sale quindi a 2.586. I guariti invece quest'oggi sono 115. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 4.025, 179 in più rispetto a ieri. Di questi 91 pazienti, questo numero invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 7 sono ancora in terapia intensiva, mentre gli altri 3.927 positivi accertati, 179 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.305 tamponi molecolari per un tasso di positività del 6,9%. Dei casi odierni, 37 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 63 a quella di Chieti, 90 a quella di Pescara, 108 a quella di Teramo, mentre per una delle persone contagiate proviene da fuori regione, a comunicarlo l'assessorato regionale alla sanità. Parliamo ora di solidarietà. Domani sarà la giornata nazionale della colletta alimentare, che nella nostra regione permetterà di raccogliere cibo per i più bisognosi. Da 25 anni si ripete, l'iniziativa promossa dal Banco Alimentare. Andrea Costantini.
Torna la giornata della colletta alimentare. Domani 27 novembre in diversi punti vendita e supermercati i volontari in pettorina gialla del Banco Alimentare aiuteranno e daranno le istruzioni a tutte le persone che vorranno acquistare e donare omogenizzati la frutta, tonno, carne in scatola, olio, legumi e pelati. Sul sito colletta.bancoalimentare.it è possibile conoscere quali sono gli esercizi che hanno aderito alla storica iniziativa che da 25 anni si propone di raccogliere cibo da destinare ai più bisognosi. Domani la modalità tradizionale, ma da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre sarà possibile donare la spesa anche online su amazon.it/bancoalimentare oppure con la cosiddetta charity card. In Abruzzo si stima che saranno oltre 32.000 i bisognosi che riceveranno le donazioni. Sabato 27 novembre ci sarà la 25esima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, una giornata di carità e di solidarietà che amo definire nazional popolare, perché ormai è conosciuta e alla quale tutti possiamo partecipare attraverso un piccolo gesto concreto, ma di una importanza e di una rilevanza enorme. Concreto perché si tratta di fare una spesa comprando dei prodotti che vi verranno indicati attraverso un volantino che vi verrà consegnato dai volontari riconoscibili dalle pettorine gialle, ma soprattutto di una importanza enorme perché questa spesa ci permetterà di aiutare chi aiuta, cioè di aiutare le numerose associazioni di carità presenti sul nostro territorio che quotidianamente abbracciano il bisogno e aiutano le persone in difficoltà. Ma la colletta non è soltanto una giornata di carità e di solidarietà, ma anche un'occasione grande per educarci ad un'esigenza che in questi due anni abbiamo in qualche modo scoperto essere ancora più importante e urgente, perché mai come in questi due anni abbiamo capito che dall'emergenza sanitaria occorre favorire nella nostra società una dimensione di condivisione, una condivisione che, alla quale ci si educa attraverso gesti come quello della colletta, perché come ci ricordava il Papa, nessuno si può salvare da soli. Vi aspettiamo numerosi e generosi. La cronaca, assalto con fucile e pistola al portavalori a Pescara è accaduto stamani davanti alle poste di Via Tirino. In azione almeno due persone che sono riuscite a portare via un bottino, secondo le prime stime, di circa 80.000 euro. Durante la rapina i malviventi avrebbero anche sparato un colpo di pistola. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina. I due, dopo aver rubato un furgone nei pressi dell'ufficio postale, hanno atteso l'arrivo del portavalori. Hanno minacciato i vigilantes, secondo questa prima ricostruzione, si sono fatti consegnare le armi e sono fuggiti con i soldi. Il furgone rubato è stato poi ritrovato poco dopo, non distante dal luogo dell'accaduto. Sono in corso indagini e ricerche da parte dei carabinieri della compagnia di Pescara, anche con l'ausilio dell'elicottero dell'arma. Si tratta dello stesso ufficio postale in cui alcune settimane fa era stato commesso un furto notturno da oltre 100.000 euro e per quell'episodio specifico il direttore della filiale è stato iscritto nel registro degli indagati. Cambiamo argomento, torna a Pescara nel weekend la tradizionale fiera del radioamatore giunta alla sua 55esima edizione. L'appuntamento si svolgerà al Palafiere di Via Tirino. Torna la fiera mercato nazionale del radioamatore di Pescara con la sua 55esima edizione. Il tradizionale appuntamento riservato a operatori del settore agli appassionati e che da sempre attrae l'interesse dei detti lavori di diverse regioni si terrà sabato e domenica prossimi 27 e 28 novembre presso il Pescara Fiere di Via Tirino. La manifestazione è stata presentata questa mattina presso la sala giunta del comune di Pescara. Quest'anno abbiamo rimesso in programma la nostra manifestazione e senza trascurare nessun aspetto, quindi sono state invitate le scolaresche, abbiamo delle rappresentanze che vengono da diverse parti d'Italia, ovviamente fatti salve le misure di sicurezza sanitarie. Al di là dell'aspetto commerciale c'è un aspetto che per noi è molto più importante, e cioè quello di creare nuovi adepti, di portare nuovi prodotti, di condividere nuove soluzioni di comunicazione, tant'è vero che abbiamo delle apparecchiature che verranno presentate quest'anno di tecnologia di nuova tecnologia digitale
che permettono di superare le difficoltà di comunicazione che spesso per motivi fisici insomma vengono prospettate all'attività radioamatoriale, non solo, anche delle attività di comunicazione che svolgono i vari enti. Il sindaco di Pescara Carlo Masci questa mattina nel corso della presentazione dell'evento ha sottolineato l'importante ruolo avuto proprio dal palafiere di Via Tirino nel corso dell'emergenza sanitaria. E poi c'è il palafiere che abbiamo utilizzato per le vaccinazioni, ha avuto un successo incredibile, è stato conosciuto da tutti e oggi viene utilizzato a Pescara per organizzare fiere che portano gente da tutte le parti d'Italia, quindi un messaggio positivo anche di ripartenza delle attività, perché per troppo tempo siamo stati senza iniziative, ci siamo preoccupati e continuiamo a preoccuparci dei tamponi, delle vaccinazioni, ma nello stesso tempo la società, la vita ripartono per prospettive più nuove, più tranquille, sapendo che con le vaccinazioni si ottengono risultati legati al fatto che questa malattia aggressiva fa meno danni rispetto a quelli che ha fatto negli anni passati. Le imprese dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili di Teramo assumeranno ragazzi che stanno frequentando il corso di formazione come operatori edili finanziato dalla Regione Abruzzo. Tania Bonici Castelli. Buone notizie per l'occupazione giovanile. Le imprese ANCE di Teramo assumeranno gli allievi del corso finanziato dalla Regione Abruzzo per operatore edile in corso di svolgimento presso Eventitalia. Sono in procinto infatti di essere sottoscritti i contratti di apprendistato della durata di 2 anni in favore dei 13 partecipanti. Le assunzioni che saranno effettuate presso le principali imprese edili del territorio provinciale aderenti all'ANCE consentiranno agli allievi di assolvere all'obbligo scolastico, conseguire la qualifica professionale e allo stesso tempo di inserirsi nel mercato del lavoro. Abbiamo tanto bisogno di manodopera e abbiamo avuto la fortuna insieme ad Eventitalia di vincere 2 bandi regionali per la formazione di operatori edili. Il primo bando è già alla seconda annualità e ci sono circa 15 ragazzi che adesso passeranno la prima annualità, diciamo era tutta teoria in aula. Adesso invece da febbraio-marzo faranno anche la parte in cantiere e dove saranno assunte dalle imprese che li ospiteranno e prenderanno anche uno stipendio cofinanziato dalle imprese e dalla regione. E poi c'è il terzo anno che è tutto diciamo in pratica, è tutto presso le aziende e anche lì loro percepiranno uno stipendio e alla fine otterranno la qualifica di operatore edile e magari potranno ottenere sicuramente dei contratti a tempo indeterminato. Considerando la forte necessità di contrastare l'abbandono scolastico in Italia e le difficoltà di inserimento lavorativo dei giovani della nostra provincia, si tratta di un risultato che ci rende fortemente orgogliosi, ha dichiarato Floriana Dugo, amministratrice di Eventitalia. Lancio questo grido d'allarme, dico ai giovani, alle famiglie, avvicinate al mondo edile, perché tutto sommato è un mondo ben retribuito, perché noi abbiamo le tariffe che sono più alte di metalmeccanica e degli altri settori. I nostri contratti di lavoro sono per lo più quasi al 95% a tempo indeterminato. Penso che tutti ci possano entrare, a tutti potrebbe piacere. Adesso è finita l'idea del muratore, del manovale che sta lì a mettere la calce, adesso è quasi tutto meccanizzato, perciò io invito i giovani ad entrare in questo mondo. L'amministrazione comunale di Pescara, in vista delle festività natalizie, erogherà buoni spesa destinati a famiglie in difficoltà fortemente provate anche dalla pandemia. A disposizione ci sono nel totale 400.000 euro. Diciamo che questi sono sempre quei fondi che sia in questo contesto Stato ma anche con tante altre iniziative che la nostra amministrazione ha messo in essere nel corso di quest'anno per dare un aiuto alle famiglie maggiormente colpite dalla problematica Covid, quindi soprattutto ricordiamo anche quell'arco temporaneo di lockdown con anche famiglie ma anche gli autonomi, perché ricordiamo che queste iniziative sono anche per gli autonomi che dovettero chiudere perché c'era la normativa del lockdown. Oggi ancora un
ulteriore aiuto che diamo, sono risorse importanti perché 400.000 euro di risorse da poter spendere per beni alimentari rappresentano non sicuramente una soluzione della problematica, sicuramente non rappresentano una situazione per cui va da sé che risolvano totalmente i problemi, però è sicuramente un aiuto concreto. Si parla di questi buoni che verranno erogati per il periodo natalizio, c'è anche questa collaborazione, questa sinergia con la Caritas? Sicuramente sì, per non lasciare indietro nessuno e per attivare soprattutto per quelle persone che non riescono ad usare il tablet o il telefono, comunque non hanno una stampante o non sanno scannerizzare qualcosa, ci siamo attivati subito con lo sportello che già era in essere in altre occasioni, questa volta con la novità che anche i quartieri, alcuni quartieri saranno dotati di questo servizio per in modo che il cittadino non debba scomodarsi a venire qui in comune, quindi il quartiere avrà a disposizione questi operatori della Caritas e sarà lì a dare spiegazioni se qualcuno non capisce qualcosa nella domanda o comunque a riempire questi modelli. Chi è in possesso di una laurea triennale a tempo fino a martedì prossimo per iscriversi al master di primo livello per dirigenti sportivi dal titolo Comunicazione e politiche per lo sport all'Università di Teramo. Ne abbiamo parlato con il coordinatore del master, il professor Luigi Mastrangelo. Il Master in Comunicazione e Politiche per lo Sport è un'iniziativa che caratterizza l'Università di Teramo fin dalla sua formazione. L'Università di Teramo si è sempre occupata di formazione del dirigente sportivo, sin dai corsi istituiti alla fine degli anni 90 nella sede di Atri. Negli ultimi anni abbiamo ripreso questo percorso formativo dedicato appunto al dirigente sportivo. Il dirigente sportivo deve avere una formazione multidisciplinare, deve conoscere elementi di diritto, di economia, di comunicazione, elementi storico-sociali e deve avere una forte formazione etica, perché il ruolo del dirigente sportivo, come a tutti noto, è un ruolo che ha una forte responsabilità sociale. Il bando del master è aperto fino al 30 novembre, ci si può iscrivere con una laurea triennale e un master di primo livello, ma si può accedere anche come uditore se non si possiede la laurea, ed è un percorso che ha visto il nostro Ateneo appunto in prima linea proprio perché lo sport ha una valenza centrale nella società contemporanea e quindi il bisogno di dirigenti sportivi è un bisogno forte. Essere dirigente sportivo non significa semplicemente organizzare una partita, ma avere una visione umanistica di lungo periodo e di grandi valori. Quindi il nostro impegno come Ateneo è quello appunto di metterci a disposizione di tutti coloro che vogliano dedicare la loro vita, la loro professionalità a questo mondo, che tra l'altro è un mondo che attiene molto l'educazione dei giovani, quindi un mondo che veramente richiede grandi responsabilità ed ha una sua funzione specifica per il futuro dei giovani, ma del corpo sociale nel suo insieme. Il cantautore pennese Setac, sempre più in alto, di ritorno dall'Ariston di Sanremo, dove si è esibito in occasione delle finali del Premio Tenco 2021. Il 1° dicembre sarà a Pescara al Teatro Massimo. Cos'è che ti ingreda fa? Divide parecchi ieri in saccininde. Protagonista di un concerto evento nella sua terra d'Abruzzo, Setac salirà sul palco del Teatro Massimo di Pescara il 1° dicembre alle 21.30. Le radici vestine, l'artista infatti originario di Penne, hanno accompagnato i suoi esordi fino a renderlo oggi uno dei cantautori più interessanti del panorama nazionale. Reduce dalla partecipazione alla rassegna della canzone d'autore Premio Tenco 2021, il 1° dicembre, ospite speciale Mimmo Locasciulli, Setac sarà accompagnato dalla sua band capace di esprimere una meravigliosa sintesi musicale tra diversi suoni e ritmi di tutto il mondo. Setac proporrà i brani dei suoi due album Alestalè e Bluesanza, ovvero blues e transumanza, sentimento e appartenenza. Devo dire che questo per me è un evento speciale, perché a parte sto ricevendo un'accoglienza che mi commuove veramente, e poi il Teatro Massimo per me era proprio un obiettivo della vita, cioè lo sognavo da sempre, l'ho sempre
l'ho sempre vissuto da spettatore ed è un posto magico. Stiamo preparando uno spettacolo ad hoc e non vedo l'ora di, insomma, che verrà il primo. Non posso immaginare un futuro senza le radici. È molto semplice e quindi tutto quello che farò sarà sempre condizionato da questo. Le radici sono la cosa più importante che abbiamo e purtroppo, sai, non è facile apprezzare questa cosa e capirla. Io per capirla sono dovuto scappare, ho dovuto anche odiarle. Però spesso, come succede nella maggior parte dei casi, quando ti allontani da una cosa la capisci meglio. E aspetta un momento che ci fa trovare male da solo. E non di nuovo, da solo tu mi puoi aiutare. E ora lo sport con il calcio di Serie C. Mancano due giorni alla gara contro la Carrarese per il Teramo, che è ancora scosso dalla vicenda che ha riguardato Mario e Davide Ciaccia, fermati ieri dalla Guardia di Finanza. Il tecnico biancorosso Federico Guidi cerca di guardare solo alla trasferta in Toscana, ma non sarà semplice. Ascoltiamolo. È chiaro che è stata una situazione che ha colpito tutti quanti di sorpresa e noi come gruppo squadra ci siamo promessi di isolarci da tutto ciò che ci circonda fuori, cercando di pensare solo esclusivamente a quello che a noi compete, che è il campo, anche perché siamo alle porte di una partita estremamente importante in chiave classifica contro il Carrarese e dobbiamo essere bravi a non crearci degli alibi, perché non ci devono appartenere. Noi dobbiamo prepararci al massimo per cercare di fare una bella prestazione e cercare di uscire dalle posizioni di play-out. È chiaro che è innegabile che ha scosso tutti quanti e tutti quanti ci siamo creati delle domande, dei dubbi, perché è normale, siamo umani e quindi è normale che delle perplessità o dei pensieri tutti quanti noi ce li siamo fatti. Detto questo, non abbiamo risposte se non quella che abbiamo sempre alle spalle il presidente Iachini, che per ora ci ha tranquillizzato e ci ha cercato di darci forza, e noi, detto questo, ora dobbiamo essere bravi a concentrarci su quello che dobbiamo fare sul campo. Anzi, è in questi momenti, nei momenti di difficoltà, quando succedono cose impensabili, che anche come professionisti dobbiamo denotare grande forza e soprattutto riuscire ad affrontare le difficoltà a testa alta. Quindi questo ce lo siamo imposti, ce lo siamo promessi e non ho dubbi, conoscendo i ragazzi, che sul campo sicuramente la prestazione la faremo. Detto questo, non so che risultato verrà fuori, però sicuramente cercheremo di onorare la maglia e di fare il massimo di ognuno di noi, più del 100%, perché anche questa situazione ce la impone a dare qualcosa in più e rendere orgogliosi i tifosi, come lo sono sempre stati e come sempre ci hanno applaudito anche quando i risultati non sono venuti, ma sul campo abbiamo dato tanto. Noi ci stiamo provando, ce lo siamo promessi come gruppo e ci siamo promessi di fare di più rispetto a quello che stiamo facendo, e tutto ciò che ci circonda fuori a noi non ci deve interessare. Quindi noi dobbiamo stare concentrati sul nostro campionato, sulle nostre prestazioni, anche perché in classifica siamo ai play-out e vogliamo uscire, perché siamo anche convinti che per quello che abbiamo espresso in queste partite dall'inizio della stagione è una classifica che non ci compete, perché basti pensare veramente con 4-5 punti in più, che sono stato anche basso per le prestazioni che la squadra ha fornito fino ad oggi, staremmo parlando di un Teramo che è a giocarsi il quarto posto in classifica e saremmo sulla bocca di tutti per il gioco espresso. Quindi sappiamo che abbiamo commesso anche errori, abbiamo perso dei punti anche per tanti errori nostri, che siano sia a livello individuale che di squadra, o perché siamo mancati nella partita di Montevarchi come atteggiamento. Abbiamo commesso tanti errori che ora fanno sì che siamo invischiati nella lotta dei play-out, però da giocatore intelligente, da gruppo squadra intelligente e sensibile a tutto ciò che abbiamo fatto e tutto ciò che stiamo vivendo, dobbiamo essere bravi a tirare fuori qualcosa in più e, ripeto, la parola isolarsi, perché noi dobbiamo concentrarci sulla nostra professione, che è quella del campo.
Domenica alle 14.30 il Pescara ospita la Lucchese per la gara che vale la sua permanenza in panchina. L'allenatore del Delfino Auteri è pronto a riproporre il 3-4-3. Questo pomeriggio allenamento al Poggio per i biancazzurri. Hanno lavorato a parte Galano, Bosic, Marilungo. È difficile il recupero per l'ex di Bari e Foggia, che al massimo potrebbe andare in panchina. Il Pescara non batte all'Adriatico i rossoneri toscani dal 97. In ascesa le quotazioni di Nicola Rauti per il tridente che Gaetano Auteri manderà in campo domenica alle 14.30 all'Atletico Cornacchia contro la Lucchese. Il giocatore di proprietà del Torino, proprio nell'ultimo match di campionato contro il Pontedera, ha realizzato il suo primo gol con la maglia del Pescara. Rete di pregevole fattura, fatta con la determinazione di chi vuole incidere nonostante le difficoltà. Anche per questo che l'ex palermitano potrebbe soffiare la maglia a un Dursi sempre più indolente, dal grande talento, finora però inespresso. Al centro dell'attacco ci sarà Ferrari, mentre a destra Auteri avrà alcuni dubbi. Galano non è al 100%. Clemenza continua a convincere poco, talento cristallino ma poco propenso alla lotta quando si alza il tenore agonistico della partita. Da verificare Chiarella, che non ha certo i 90 minuti nelle gambe, ma che potrà essere utile dall'inizio o in corso d'opera. Auteri tornerà al suo modulo prediletto, il 3-4-3, con Pompetti e Memuscei favoriti per comporre la coppia di centrocampo. Il tecnico potrebbe riaffidarsi alle certezze di inizio stagione con Zappella sulla destra e Cancellotti braccetto nel trio di difesa completato da Drudi e Ingrosso. Sul fronte lucchese due sono gli interrogativi per il tecnico Guido Pagliuca per il suo 4-3-1-2, la sostituzione di Eklu a centrocampo per la quale sono in ballo il rientrante Frigerio, Picchi e l'ex aquilano Bensaia, e la possibilità di impiegare il giocatore di maggior talento Semprini, che ha appena recuperato da un infortunio ed è in ballottaggio con Nanni. Direzione di gara affidata a Bogdan Nicolae Sfira della sezione di Pordenone. Originario della Romania, non ha mai diretto il Pescara, mentre ha tre precedenti, tutti in trasferta con la Lucchese, con altrettanti pareggi, tutti per 1-1. Due in Serie C contro Pro Sesto e Piacenza, uno in Serie D col Ghivizzano. Pescara-Lucchese è una partita che manca all'Adriatico dal 2 settembre del 2007, quando i rossoneri di Piero Braglia si imposero 0-3 contro un Pescara partito tardi e allestito in pochi giorni dal DS Nucifora. Fu quello il debutto in panchina per Franco Lerda. Con la Lucchese l'ultima vittoria del Pescara all'Adriatico risale al 12 ottobre 97, quando l'11 di Maurizio Viscidi si impose in rimonta sui toscani di Decagno 2-1 coi centri di Palladini, Cammarata e Vannucchi. In generale a Pescara ci sono 4 vittorie del Delfino a fronte di 3 pareggi e 3 sconfitte. Vediamo ora i prossimi appuntamenti della pallavolo. In A2 la Secortona ospiterà domenica alle 18 il Motta di Livenza. In A3 non giocherà l'Abba Pineto a Torino per un caso di Covid in casa piemontese, recupero entro dicembre. In A2 femminile l'Altino domenica alle 15 riceverà il Marsala. In B maschile domani alle 17.30 l'Alba Adriatica sarà impegnata ad Ancona. Il Paglieta alle 18.30 se la vedrà in casa col Casoria. In B1 femminile domani alle 17 a Nocciano la Teatina ospiterà il Pomezia. In B2 sempre domani Gran Derby al Palaroma tra Ceteas Montesilvano e Gada Pescara 3 alle ore 18. Mezz'ora dopo la D'Annunziana scenderà sul parquet del Potenza Picena alle 19. Infine sarà la volta del Teramo a Visceglie. E questa era la nostra ultima notizia. I servizi che avete visto sono a disposizione sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. Grazie per averci seguito, una buona serata.